Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono Yasuo e oggi sono qua per presentarvi questo nuovo video riguardante la Serie A, il pronostico della Serie A 2017-2018. Ringrazio Seawolf che mi ha permesso di portare questo video, troverete il link del suo canale nella descrizione e direi subito di partire con questa classifica facendo però una premessa. Questo video l'ho fatto in modo oggettivo, quindi ho cercato di essere il più obiettivo possibile, non ho insomma messo pareri da tifoso, non ho messo magari la squadra che magari non tifo, non simpatizzo più giù rispetto a quella che simpatizzo, assolutamente no. Sto cercando di essere il più obiettivo possibile. Ovviamente quindi nei commenti cercate di non essere offensivi con commenti insomma di cattivo gusto, ma piuttosto cercate di fare anche voi il vostro pronostico. Vedrete che non è assolutamente facile, magari non fate tutta la classifica, ma fate magari le prime 10 posizioni o magari le prime 5 e le 3 che secondo voi retrocederanno. Per fare questo pronostico ho fatto in questo modo. Ho diviso insomma in zone. Ho fatto le ultime due squadre che secondo me saranno Crotone e Benevento, che sono le due squadre che secondo me retrocederanno quasi sicuramente. Mi spiace veramente tantissimo Crotone, che secondo me non riuscirà a ripetersi anche quest'anno purtroppo, e mi spiace veramente tantissimo Benevento, che invece insomma si ritrova un po' in Serie A per la prima volta e secondo me farà molta fatica perché ha un organico a mio parere un po' inferiore rispetto al resto della Serie A. 18ª posizione invece per la SPAL, che secondo me insieme a Sassuolo, Hellas e basta, queste tre secondo me invece lotteranno per la salvezza nelle ultime giornate di campionato. Vedremo SPAL, Sassuolo e Hellas Verona lottare per non retrocedere. Questo è il mio parere. SPAL, che ha fatto un buonissimo mercato e ha una base di squadra secondo me superiore rispetto al Crotone e al Benevento, ma è quella un po' più diciamo in svantaggio. Sassuolo, che invece secondo me farà molta fatica, ha perso Di Francesco, ha perso De Frel, ha perso anche Pellegrini e quindi insomma la vedo un po' in difficoltà. Hellas Verona, che invece è appena salita, ha una buona squadra, ha anche in attacco Cerci e Pazzini, che sono due giocatori che conosco bene la Serie A. Pazzini un bomber, Cerci un po' un'incognita, non gioca ad alti livelli da tantissimo tempo. Passiamo alla 15ª posizione, dove metto il Genoa. Genoa che anch'essa secondo me farà molta fatica, bisognerà vedere se si riconfermerà Simeone, se rimarrà soprattutto, come farà la Padula, però lo vedo un ambiente un po' scombussolato, in difficoltà, ha cambiato vari allenatori nel corso delle ultime stagioni e anche quest'anno secondo me il Genoa farà molta fatica. Poi spero di sbagliarmi perché il Genoa non mi sta antipatico, però insomma secondo me 15ª posizione sarà quella insomma attribuita al Genoa. Invece ora passiamo alla 14ª posizione, Chievo Verona, 13ª Bologna, Cagliari 12ª e Udinese 11ª. Ho messo queste 4 squadre tutte in ordine in questo modo, potrebbero essere scambiate liberamente perché secondo me queste sono squadre che saranno molto tranquille, non lotteranno per posizioni alte, ma saranno nella parte alta della seconda parte della classifica, nella parte destra della classifica. Non ho nulla da dire, sono squadre che solitamente fanno campionati tranquilli. Ora andiamo invece con la 10ª posizione dove c'è la Samp. La Samp che secondo me ha veramente una bellissima squadra, un allenatore bravissimo. Ha tenuto per ora Schick, ma molto probabilmente andrà all'Inter, forse l'unica pecca di questa squadra. Però secondo me potrà lottare per entrare nella parte, diciamo, nelle prime 10, nella parte sinistra della classifica. Non dico altro, secondo me la Samp può anche lottare per qualche posizione in più. Io l'ho messa però in 10ª posizione perché in una posizione ho messo l'Atalanta. L'Atalanta, che l'anno scorso è arrivata addirittura quarta, ha fatto qualsiasi record personale, insomma, in un campionato di Serie A, record di gol, record di punti, ha fatto veramente di tutto, qualsiasi record, e ha fatto veramente una buonissima stagione. Giocherà l'Europa League. Vedremo un po' come reagirà l'Europa League. Pure il Sassuolo aveva fatto una grandissima stagione, non ai livelli dell'Atalanta, ma ha perso anche quest'anno Kessié e Conti, che sono due giocatori che sono stati fondamentali nella scorsa stagione. Staremo a vedere un po' come si comporterà l'Atalanta. Secondo me può anche giocarsi un posto quest'anno in Europa League. Io l'ho messa in una posizione, vedremo un po' come si comporterà, soprattutto con l'Europa League. 8ª posizione ci ho messo la Fiorentina. La Fiorentina mi spiace, la metto comunque in una posizione secondo me
un po' più alta di quella che magari potrebbe essere pronosticata da voi, ma lo metto ottava perché comunque è una grande squadra, ha perso molti giocatori, ma rimane comunque una squadra di alto livello, una squadra che ha storia e staremo a vedere Pioli come si comporterà. Pioli è veramente un bravissimo allenatore, all'Inter ha avuto molta sfortuna, ma secondo me con la Fiorentina, nonostante le cessioni importanti come quelle di Bernardeschi, di Borja Valero, di Vecino, di Gonzalo Rodriguez e altri che magari mi sto scordando, potrebbe comunque mantenere una posizione alta, non altissima, ma comunque stare nei livelli alti della Serie A, insomma, non scendere giù, 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 ma secondo me potrebbe rimanere in queste posizioni qua. Settima posizione invece ci metto il Torino, Torino che secondo me può anche lottare anch'essa per una posizione in Europa, squadra che ha un bravissimo allenatore anch'essa, ha il Gallo Belotti che può essere un possibile capocannoniere, quest'anno c'è anche il Mondiale, quindi secondo me Belotti esploderà totalmente e poi ci guiderà ai mondiali, almeno lo spero. E quindi io metto il Torino in settima posizione. Sesta posizione ci metto la Lazio. Secondo me con Simone Inzaghi quest'anno la Lazio si confermerà. Ha perso Biglia, questo è vero, ma secondo me potrebbe rimanere comunque nelle zone alte della classifica e riandare no nuovamente in Europa League. Ora passiamo nella top 5. Top 5 che molto probabilmente sarà molto contestata da voi. Parto dalla quinta posizione, mettendo le mani in alto, ci metto la Roma. Ci metto la Roma perché? Perché secondo me ha perso qualche elemento importante come Rudiger, stava per perdere Manolas, ha perso Salah. Ha rischiato di perdere, anzi, scusate, Nainggolan che però è rimasto, sta rischiando Strootman, insomma. È un po' tutto da vedere. Con questo Monchi vedo un po' in atto una rivoluzione con Di Francesco. Insomma, la Roma è un po' un cantiere a cielo aperto. Può anche lottare per il campionato, ci mancherebbe altro. Ma al momento, stando al 7 di agosto, quindi il mercato può ancora finire, potrei cambiare idea. In questo momento io dico quinta posizione. Spero insomma, di sbagliarmi, però per me arriverà quinta. Ora passiamo alla quarta posizione. In quarta posizione, allo stesso livello della terza, ve le dico entrambe, metto Inter e Milan, metto le due di Milano. Metto l'Inter a un livello super inferiore rispetto al Milan, ma di pochissimo, per il semplice fatto che ha cambiato allenatore e ha fatto qualche cessione importante. C'è Spalletti che però è un allenatore veramente bravissimo, staremo a vedere come riuscirà ad amalgamare questa squadra. Ha Icardi che è uno dei migliori attaccanti che ci siano in Serie A se non in Europa, può veramente esplodere con Spalletti, spero che comunque possa fare bene insomma quest'anno l'Inter, giusto per mantenere il livello alto della Serie A. Ovviamente ho messo il Milan terzo con tutti questi nuovi acquisti, con Montella riconfermato che conosce bene la squadra, staremo a vedere come farà, ma secondo me Inter e Milan rientreranno in Champions League entrambe, quindi terza e quarta posizione ho messo Milan e Inter. Seconda posizione, prima posizione, allora seconda posizione metto la Juve e potrò sembrare impopolare, ma lo dico per il semplice fatto che vedo un ambiente che rispetto agli scorsi anni ha perso un po' quella verve di insomma essere consapevoli di essere i migliori. Quest'anno li vedo un po' più in difficoltà. Ma non in difficoltà nel senso che sono inferiori ad altri, anzi, resta la miglior squadra in Serie A. Ma secondo me, è un ambiente che anch'esso è un po' scombussolato. Vedo molte difficoltà. Hanno ovviamente Higuaín, Dybala, hanno acquistato Bernardeschi, Douglas Costa, Chiellini, Pjanic, posso dirvi chiunque, quindi a livello di squadra è molto più forte. Però secondo me ha perso qualcosa, ha perso Bonucci, ma ha perso più che altro quella stabilità che aveva, quella certezza che aveva. Bonucci era una certezza. Però vi ricordo che comunque la Juventus aveva perso Vidal, aveva perso, c'è stato quell'anno in cui ha perso tutti, ma è riuscita a riconfermarsi. Perciò potrebbe anche vincere il campionato, ma io l'ho messa a seconda perché a mio parere quest'anno sarà l'anno del Napoli. Sarà l'anno del Napoli, a mio parere, ha una squadra devastante, una squadra veramente di alto livello, peccato per la difesa. Se lavorassero un minimo sulla difesa, giusto migliorare un pochettino la difesa, secondo me potrebbe essere veramente la miglior squadra d'Italia. Ha un attacco devastante, ha un centrocampo veramente veramente dinamico e forte, hanno una difesa che, come ho già detto, scricchiola. Ed è un peccato, però staremo a vedere. Il Napoli quest'anno comunque ha Milik che l'anno scorso non c'è stato e sarebbe potuto essere un giocatore importante per questo Napoli.
Vi dico solo che quindi questa sarebbe la mia classifica, quest'anno sarà un campionato veramente molto 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 più competitivo rispetto a quelli dello scorso anno. Io comunque spero di aver fatto un pronostico il più oggettivo possibile, spero che possiate essere, non dico d'accordo al 100% con me, ma comunque per la maggior parte essere comunque in accordo con quello che ho pensato. Io ho cercato di essere il più obiettivo possibile, ho cercato di darvi le mie ragioni, perché ovviamente non è che sparo i numeri, cerco di essere un minimo obiettivo. Fatto questo video, vi chiedo quindi di mandarmi su Instagram si chiasse i vostri pronostici o qua sotto nei commenti delle prime 5 posizioni e chi secondo voi saranno le tre retrocesse di questo campionato di Serie A. Vi ricordo che dopo questo video, quindi domani, da domani anzi alle 4, no alle 16, scusate, alle, sì alle 4, mi stavo confondendo, uscirà il primo episodio di questa serie che uscirà ogni giorno alle ore 16 riguardante il Fantacalcio. Fino a praticamente metà agosto, quindi una settimanella, avrete video sul Fantacalcio per cercare appunto di portare questa serie che mi piace veramente tanto al periodo di fantacalcio, quindi voglio trasmettervi questa passione per il fantacalcio, tutti i consigli che vi posso dare, tutte le, insomma, le cose in più che potete insomma imparare da me, e magari vorrei anche che mi seguiaste in modo che nei commenti su Instagram, sui social, possiate dare dei consigli a me. Magari sbaglio qualcosa, mi date dei consigli, magari vi chiedo qualcosa, possiamo scambiarci dei pareri e poi avere intenzione di fare un bel fantacalcio insieme a voi. Ne parlerò però nel video di domani, quindi non perdetevelo. Noi ci vediamo alla prossima, ringrazio ancora una volta per aver permesso, per avermi permesso di fare questo video. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, arriviamo a 1000 mi piace per un prossimo episodio, e noi ci vediamo domani con un nuovo video oppure sui social per cose in più. Quindi mi raccomando, seguitemi anche là, ci vediamo al prossimo. Un bacione, bella a tutti i ragazzuoli.